agli anziani, 30 furti con raggiro ai danni degli anziani in Polesine tra giugno e oggi, il triplo rispetto allo stesso periodo del 2019. I vertici della questura, guidati dal primo dirigente Bruno Zito, lanciano un appello alla popolazione. Il primo consiglio è il più efficace: non aprite la porta a chi non conoscete. Una vergogna, fuori i nomi. Praticamente unanime la posizione dei rodigini sulla questione dei 2.000 amministratori locali e regionali che hanno richiesto e ricevuto il bonus di 600 euro dedicato alle partite IVA. Dovrebbero vergognarsi, hanno detto in molti ai nostri microfoni, soprattutto se si pensa che c'è chi ne ha davvero bisogno. Western Isle, primi focolai. Individuato un focolaio di zanzare vettori del virus Western Isle in Basso Polesine, ma nessun contagio per l'uomo. La popolazione di insetti comunque è stata drasticamente abbattuta grazie alla campagna di prevenzione coordinata dall'UZ. Coronavirus, la curva si alza. La curva che descrive l'andamento del contagio da coronavirus torna ad alzarsi nell'ultimo mese. Sono 27 le persone attualmente positive in Polesine, 11 delle quali nel capoluogo, quindi 3 casi a testa per Rosolina e Badia Polesine. Nuovi marciapiedi e nuove strade. Nonostante sia la settimana di Ferragosto, proseguono i lavori di sistemazione delle strade dei marciapiedi del capoluogo Rovigo. Cantiere sul Corso del Popolo, dopo Ferragosto, toccherà a Viale Porta Adige. Un sottosegretario a zampine. Il sottosegretario Andrea Martella del PD ha visitato la festa dell'Unità di Stienta a Zampine, l'unica organizzata in Polesine. Ha incontrato i volontari e fatto loro i complimenti. Il Veneto ha bisogno di cambiamento, ha detto in questa occasione. Doppio appuntamento con il cinema sotto le stelle. Sarà una serata dedicata alle pari opportunità, quella di giovedì 13 agosto. Verranno proiettati il film The Help e il cortometraggio Ti aspetto sulla luna, che affronta il tema della disabilità. È stato realizzato dal gruppo CASE con l'associazione IDEM.